Ragazze, ragazze, buongiorno. Se ve lo dico non ci credete. Avevo appuntamento a prendere Sara e tutto. Mi sono addormentata. Niente, questo non tiene neanche più, ragazze. Mi sa che lo devo cambiare. Guardate come sta. Perfetto. È la mia giornata. Mano. Dai, 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 dai. Attenta. Ragazze, ce l'abbiamo fatto. Non mi sembra vero, cioè ho aperto gli occhi alle 9:24, contate che alle 9:30 devo andarla a prendere. No comment, no comment. Ringraziamo questa signorina che mi sveglia sempre la notte, quindi io sono proprio finita. Vabbè. Comunque l'importante è essere arrivati. E anche lui è andato al lavoro. Eh sì, al mattino anche lui allora. Sì. Col mattino no, fa la notte, ricordo. Fa, sta dormendo adesso, ah. Fa la notte. Sì, fa la notte. Mamma, io mi metto in piedi perché se mi metto così. Ce l'ho fatta a raggiungerla, eccola qui. Verina che mi ha aspettato mezz'ora. Vabbè, ma lo sa che io sono un po' stanca, esaurita, andante. Abituata. Lo so, hai ragione. Adesso andiamo in un negozio a vedere una cosina e poi portiamo Ale ai giardini. Davvero? Ma dai. Oh. Sara. Sì. Sì. Che mi portate a qualcosa. Ci credo. Oggi c'è il sole, finalmente non diluvia. Quindi andiamo, non fa neanche troppo freddo. Quindi si può andare. Solo un po' di venticello, ma ci sta. Mamma, c'è il sole e il vento. Guardate cosa sarà in mano. Ci siamo fatte il regalino dell'amicizia. Un regalino di buon auspicio. Bello. Dopo ve lo facciamo vedere. Sei pronta? Sì. Vai. Brava. Vai, vai. Dove? Ah, quello? Guarda quanto corro. Fai attenzione, dammi. Che così ho più energie. Più energie, sì. Cioè il culetto più libero. Sì. Oh mamma. Che miseria. Adesso chiamiamo qualcun altro ad aiutarci. Esatto. Vai. Guarda. Libera. Guarda. Noi abbiamo le borse là, tra l'altro. Gara di corsa! Vai! Vai, vai, veloce! Fai il giro! Boh, è andato. Possiamo andare. Via! Allora. Metto qua così mi vedono di più spesso. Allora, siamo passati in gioielleria. Abbiamo preso questi due braccialettini dell'amicizia. E li apriamo con voi. Tanto sono uguali, sono identici. E se non erro sono di quelli che li infili. Sì, si incastrano. Ah, ma c'è anche una scritta dietro. Per dirti che sei nel mio cuore. Oh. Che carino. Ma è bellissimo. Sì. Non avevo visto questo dettaglio. Allora, è così. Aspettate. Sì, uguale. Sono identici. Aspettate che faccio lo zoom, ma non lo vedrete mai. Comunque di qua c'è un brillantino con scritto amica
e dietro c'è scritto "per dirti che sei nel mio cuore". Non lo vedrete mai perché è piccolissimo. E lo aggiungo alla mia collezione, solo che devo riuscire a staccare questo prima. Come hai fatto? Ah, non l'hai staccato. No. Aspetta. È complicato. Mi sa che ci vanno le forbici. Oppure... Ah, no, aspetta. No, sì, ci vanno le forbici. No, decisamente no. Lo facciamo a casa, sì. Prima che spacchiamo tutto. E poi ce lo mettiamo e lo aggiungo alla mia collezione. Qua. E lei e il suo braccialetto. Il mio primo singolo. Bello, mi piace un sacco. Poi non l'abbiamo neanche pagato tanto. Mi pare 10 euro il cerchiolino rigido. E 9 il ciondolino sull'amica. Mi pare, sì, vero? Sì. 19. Però ci stava assolutamente. Anche perché... Ufficio. Ma vieni qua che ti si vede. Oh. Vergogno. Ma figurati. Anche perché abbiamo un sacco di cose, cioè, in comune, nel senso che fiore tatuato, ibiscus tropicale, che non ce l'ha mai nessuno, e lei ce l'ha. Questo è già un segnale. Tocca in gente la mia bimba. Aspetta che ti chiudo il braccialetto, che così ti... Ragazzi, sto pingendo la mia bimba che c'è. Ah, nella... stai immaginando di avere una bimba? Sì. Nell'altalena? Sì, piccola. Fai piano che non ti arrivi solo in faccia l'altalena. No, perché la bimba vuole un attimo. No, fai attenzione. E quindi niente, dai, ci siamo fatte questo regalino. È già mezzogiorno e mezzo. Attenta, no, vedo già l'altalena. E niente, adesso dobbiamo ancora passare. Siamo molto comodi. Boing, boing. Dobbiamo ancora aia! Due schiaffi, ma dopo dobbiamo ancora passare al supermercato a comprare. Guarda che mi si sta smontando tutto. La carta da ciap. La carta da ciap. Ciao, baby. Aia. La carta da ciap e lo scottex devo prendere solo io. E poi non so. Qua ho fatto il ciambellone. Quindi si smonta. Bello. E basta. Allora, arrivati a casa, vi faccio vedere un attimino. Cosa ho preso giusto al supermercato? Ho preso 4 rotolini di carta igienica. Ho preso questo scottes qua, che era quello perché siamo andati al Carrefour, era tutto stracaro veramente, ragazzi. Poi per pranzo ho preso cubettini di prosciutto. Vabbè, ho preso il pan grattato perché l'avevo finito. Ho preso questa pasta strana per pranzo, fa qualcosa di diverso, con la facciamo tipo panna e prosciutto. Quindi panna. Poi ho preso il basilico, che ho finito, e questo succhino qua per Ale. E basta. Queste 4 cavolate, 25 euro. Nel Carrefour non ci vado più. Allora. 24. Oh, che pizza! Sono troppo grossi. No. Allora, Riccardo sta mettendo su sì. Ananna, Alessandra. E adesso smonto l'impalcatura e voglio fare la tinta. Ne approfitto che la sta addormentando lui. Faccio Garnier Olia entrambe 4.0 castano scuro nella parte sopra, perché veramente troppi capelli bianchi, e nella parte lunga del capello li farò rossi, come sapete faccio sempre, li ho più rossicci in punta e più castano scuro sopra, perché una volta facevo tutto rosso, però essendo che comunque qua ci sono anche quelli bianchi, si vedeva troppo. Era troppo acceso.
Quindi niente, adesso tolgo un po' di forcine, un bel po' di forcine, sperando di... Oddio. Ok, devo smontare qua tutto, ne ho messe un bel po' perché poi stamattina ero in ritardo, quindi quando le fai un po' di corsa, le cose ne metti di più di forcine per farlo stare. Perché avendoli molto lunghi, insomma, per fare il pucio un po' fatto bene ordinato, ho comprato la ciambellina. Comunque, se volete vedere come si fa, poi scrivetemelo nei commenti e vi faccio una volta il video. Tanto è una cosa molto veloce in realtà. Sembra difficile, ma non lo è. Quindi metto sulla tinta, ragazze, e... non ce n'è più e ci vediamo dopo. Allora, ho preparato cena, ho fatto anche la tinta, in tutto ciò, tinta fatta, li ho lasciati mossi, dopo vi faccio vedere. Frittatona con le zucchine, stracchino e un po' di parmigiano. Poi ho fatto un'insalatina di pomodori, mozzarella e tonno. E vabbè, pane e quant'altro. E poi mi sto preparando anche i peperoni già per domani a pranzo. Eccoli qua, io li faccio sempre grigliare in friggitrice d'aria, mi trovo benissimo ragazze, prendo sempre questi lunghi che hanno anche meno semini dentro, ve li consiglio. E... no, si è spenta perché ho toccato, aspettate, io metto 200 gradi, vabbè adesso lascio ancora 8 minuti. Vediamo poi come sono e decido. Se vi state chiedendo questo cos'è, era il cartellino della pasta che abbiamo mangiato a pranzo e c'era all'interno questa ricetta. Quindi fate screenshot, insomma, se volete una ricetta diversa con chiglione e 5 sapori, quindi dovete trovare la pasta e 5 sapori, però con zucca, gamberetti e pinoli. Poi potete farla, penso, anche senza la pasta e 5 sapori. Insomma, fate pasta a zucca, gamberetti e pinoli, insomma. Molto tranquillamente, quindi vi lascio qui la ricettina così avete anche voi qualcosa di diverso da fare, insomma, qualche idea fa sempre piacere. Ragazzi, allora, butta a casa i capelli, li ho appena slegati perché li ho lavati, cioè ho fatto la tinta, là, praticamente l'ho fatta castana scura fino più o meno a qui. E poi ho sfumato il rosso, però vedete che il rosso non è che si vede se mi metto proprio alla luce, luce, luce. Cioè vedete, ecco qua che si vede tantissimissimo al sole. Ma in casa sembrano tutti uguali, cioè sono stranissimi perché ho messo quella... sono stramorbidi, vabbè, adesso sono tutti arricciati perché, ripeto, li ho asciugati velocemente che oggi non avevo voglia. Poi, come vi dicevo, mi sono anche addormentata. Niente, stavo mettendo via la bellissima di Imetec che sto utilizzando tantissimo per Alessandra con questo. Questo è la vita, ragazze. Se ce l'avete, se volete acquistarlo e avete delle bimbe con i capelli lunghi, è super super top. Perché i bimbi, comunque fino a 6 anni, così, hanno il capello fino, o comunque almeno Ale li ha... a differenza mia e di Fede, che ha preso più da me perché ha i capelli mossi, quindi a meno che cambi crescendo, comunque lei li vedo più lisci, ha il mio colore, non quello di Riccardo, ma li ha lisci come lui, e quindi spazzolandoli le metto anche a lei un goccino di questo, proprio un goccino. Questo qua in realtà è un siero liscio da sogno perché mi aiuta a non farla lamentare per i nodi. Quindi se avete bimbe che lamentano quando spazzolate, che hanno, quando hanno i capelli bagnati, ve lo consiglio, proprio un goccetto. Vabbè, è anche termoprotettore, però in realtà è un anticrespo 24 ore. E, proprio, ma me ne metto proprio, credetemi, una goccia, faccio così, le massaggio tutti i capelli e vengono spazzolati senza...
capricci, lagne di ogni genere. E quindi riposo per la mamma e benessere per la figlia. E quindi niente, dicevo, mi trovo benissimo. Al momento lo sto utilizzando più per lei che per me, perché io d'estate, adesso fa un po' più freddo, infatti vi farà impressione vedermi con la manica lunga, ma ecco, ho lasciato la spazzola in camera dove c'è Ale che dorme, questo è un problema. Ho anche questa però quelle coi pallini fanno un po' male, tra l'altro devo togliere giusto due capelli. Vabbè, comunque. Sopporterò ragazze perché rispetto a quella tipo il tingle teaser è più dolorosa, però niente, adesso me li stiro e qua nel mio borsello di Lui Jo, quello gigante, tengo appunto tutte le cose per capelli. Mi piace proprio perché è bello grande, ci metto tutte queste cose grandi che comunque uno non sa mai dove piazzare. E io le metto lì, quindi piastra, questo infrarossi e tutti gli accessori del bellissimo, quindi tutti i suoi attacchi, eccetera, eccetera. Niente, bando alle ciance, mi stiro un attimo i capelli. Un sacco, poi faccio veramente veloce a stirare i capelli. Niente, io adesso mi rilasso un po', ragazze. Adesso vedo se vedermi qualcosa in TV o se vedermi qualcosa in TV mentre scarico le clip di questo video. Vi mando un bacio grande grande, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo domani. Ciao.